Il Monaco ha reso noto la lista dei convocati per il match amichevole di questa sera, valido per il trofeo Gamper contro il Barcellona. Nell'elenco non è presente Youssouf Fofana, centrocampista da tempo nel mirino del Milan. I dirigenti del Milan continuano a lavorare su Youssouf Fofana, ma tengono molto calda anche la pista che porta a Johnny Cardoso del Betis. Resta sotto osservazione anche Manu Koné del Borussia Mönchengladbach, ma come alternativa secondaria. Il Milan proverà fino all'ultimo a prendere Fofana, altrimenti andrà su un altro giocatore in questo mercato estivo. C'è però un nuovo scenario che è emerso nelle ultime ore. Se non dovesse andare in porto l'affare con il Monaco da qui a fine agosto, il club di Via Aldo Rossi non mollerebbe comunque il francese e potrebbe prenderlo a zero tra un anno quando scadrà il suo contratto con il Monaco. L'accordo tra Milan e Fofana è già stato trovato da tempo. Ho parlato con Fofana, si troverà un accordo con il Milan prima della fine del calciomercato. L'ex compagno di squadra a Strasburgo e amico intimo Stefan Mitrovic è certo che Youssouf si unirà ai rossoneri. Il Milan è al lavoro per migliorare il centrocampo. In lista non solo Youssouf Fofana e Manu Koné. Negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti anche per Danilo del Nottingham Forest. È un profilo molto apprezzato dal club rossonero. Il brasiliano ha una valutazione di più di 25 milioni. Situazione di mercato da monitorare in vista delle prossime settimane. Il Milan sta programmando il prolungamento di contratto e l'aumento dello stipendio per Lorenzo Torriani, classe 2005. Attualmente, il portiere nato a Vimodrone è legato al club fino al 2027 e guadagna 10.000 euro a stagione. Adli ha ricevuto un'importante offerta dal Qatar e altre soluzioni in Europa. Uno tra Tommaso Pobega, Yacine Adli e Ismael Bennacer verrà ceduto entro la fine di agosto. Il francese è sicuramente tra i tre quello che ha più chance di andare via. Alvaro Morata ufficializza pubblicamente la sua separazione dalla moglie, la modella Alice Campello. Al termine dell'amichevole pareggiata contro l'Everton, Tammy Abraham ha parlato alla stampa allontanando le voci di un possibile addio. Fin dal primo giorno qui a Roma ho voluto dimostrare la mia passione per il calcio e la volontà di aiutare il club. Le voci, ovviamente, fanno piacere, significa che stai facendo bene, ma sono qui con la Roma e sono a disposizione per fare il massimo. Beppe Riso, l'agente di Marco Nasti, ha raggiunto un accordo con la Cremonese e domani porterà questa formula al Milan, trasferimento gratuito più 50% sulla futura rivendita. Emerson Royal è atterrato ieri sera a Milano Linate, dando inizio ufficialmente alla sua avventura con il Milan. La giornata di oggi trascorrerà tra visite mediche, ottenimento dell'idoneità sportiva e firma del nuovo contratto a casa Milan. Nella giornata di martedì, il brasiliano si allenerà al mattino e verrà poi presentato alla stampa. In serata ci sarà invece il benvenuto ufficiale a San Siro in compagnia degli altri due nuovi acquisti rossoneri Morata e Pavlovic. Emerson, che ha scelto la maglia numero 22, firmerà un contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 4 anni, con opzione sul quinto. La Juventus è in trattativa con il Milan per Pierre Kalulu. Offerta ufficiale già inviata. Prestito oneroso di 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 14 milioni di euro. Kalulu ha dato la disponibilità al trasferimento alla Juventus. Ora tocca ai due club provare a trovare un'intesa. Kalulu Juventus, operazione impostata da agente Manasse. Pierre totale apertura alla Juve ma serve accordo tra i club. Il Milan vuole cessione a titolo definitivo o condizioni facili per l'obbligo. Valutazione iniziale sui 20 milioni. Sul francese ci sono altri 3 club esteri, cessione molto probabile. Bianconeri in pole, affare dovrebbe concretizzarsi. Jerry Cardinale è sbarcato questa mattina a Milano. Il numero 1 di Red Bird è arrivato questa mattina a Milano ed è atteso a Milanello per incontrare Paolo Fonseca, i giocatori e anche Zlatan Ibrahimovic. Cardinale pranzerà anche con la squadra rossonera e successivamente sarà a casa Milan per una serie di incontri e riunioni su vari temi, dal mercato allo stadio. L'arrivo in Italia di Cardinale avrà come primo effetto una nuova offensiva per Fofana. Nelle prossime ore il Milan alzerà il pressing sul centrocampista francese classe 99.